Fastweb di merda. Ma ci rendiamo conto che ogni periodo devo stare qui a fare un cazzo di video contro uno dei grandi marchi famosi italiani? Vi racconto cosa è successo praticamente in queste settimane. Sono 3 settimane che la mia linea internet va malissimo. Premesso che ho una 20 mega e fino ad oggi me ne sono arrivati 15-16. L'unico problema è che appunto da 3 settimane la mia linea va malissimo, ovvero in download invece di farmi 15-16 megabit per secondo mi segna dei valori molto sballati che variano dallo 0.50 megabit al secondo ai 9, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Questo è un problema perché, come voi saprete, sono un blogger e quindi ho bisogno di caricare video, scrivere articoli e tanto altro ancora. Allorché cosa faccio? La prima settimana l'ho abbonata, nel senso ho provato a vedere se era un problema passeggero e quindi ho atteso una settimana senza far nulla. Dopo questa settimana ho mandato 2 email per richiedere supporto a Fastweb del sito fastweb.it, ma l'unico problema è che nessuno mi ha risposto. Allora cosa ho fatto? Ho scritto su Facebook un post chiedendo spiegazione alle persone che mi seguono se comunque sapessero qualcosa riguardante questa situazione. E allora gli utenti che mi seguono mi hanno suggerito di contattare Fastweb dalla pagina Facebook, perché lì, a detta loro, rispondevano. Allorché cosa ho fatto? Li ho contattati via Facebook e dopo 5 minuti mi hanno risposto. Mi hanno detto che non avevano ricevuto nessuna email che io gli avevo inoltrato, anche se a me sono arrivate le email di risposta che Fastweb manda in automatico quando l'email è ricevuta dal loro server. A parte questa cazzata abnorme che mi ha detto Fastweb, sono stato contattato telefonicamente da un egregio signore. Questo egregio signore mi ha chiesto quale fosse la problematica e io gli ho spiegato brevemente il tutto. Ha mandato una sorta di input alla nostra centrale, cioè la più vicina che ho io attualmente, per ricalibrare, tra virgolette, il segnale della mia rete attraverso la centralina fino a casa mia. Mi ha detto di aspettare entro 72 ore per vedere se c'era davvero una modifica e quindi un miglioramento delle prestazioni della rete. Ciò non è avvenuto e ho ricontattato Fastweb dopo 72 ore chiedendogli nuovamente un supporto telefonico. Allorché il giorno dei morti mi arriva una telefonata. Salve, sono Fastweb. Io, salve, è domenica, sono a tavola, è ora di pranzo e onestamente non ho tempo di parlare con lei perché sono con parenti e amici, perché è il giorno dei morti. Va bene, guardi, non la disturbo più, la chiamo lunedì. L'indomani la mia attesa era così. Praticamente ero super incazzato perché lunedì non mi hanno telefonato. Allora che cosa ho detto? Li ricontatto su Facebook e gli chiedo di chiamarmi nuovamente. Ma su Facebook non rispondono più. Allora cosa ho fatto? È passato martedì, mercoledì, giovedì e ho ricevuto una stupenda telefonata. Salve. E io, salve. Ho un problema con la rete Fastweb, già l'ho spiegato al suo collega. Sì, ci hanno già detto tutto, adesso proveremo dei test speed con lei. Va bene, gli ho detto, finalmente stanno per provare qualcosa di sensato. E mi dicono, vada sul sito fastweb.it, si colleghi alla sezione del profilo cliente, poi sezione abbonamento, velocità e poi faccia partire lo speed test. Al momento dello speed test, giusto, la mia connessione non aveva nessun problema. Quegli alti e bassi che vi dicevo si erano fatti appunto vedere a favore di Fastweb. E quindi il caro addetto dell'assistenza tecnica mi ha suggerito di provare per 24 ore a fare questi speed test dal sito di Fastweb collegando il mio computer, in questo caso un Mac, con cavo Ethernet e non via Wi-Fi. Durante l'arco della giornata ho registrato tantissimi record di speed test negativi della mia rete. Variavano da 14 megabit a 5 megabit e per legge chi ha una 20 mega deve avere un minimo di 8 megabit per secondo in download e 0,50 in upload. Lì mi sono incazzato e quindi ho chiesto alla pagina Facebook di ricontattarmi. Ma sapete cos'è successo? Non si sono più fatti vivi. Ho atteso un'altra settimana. Ma in questa settimana non mi ha chiamato nessuno. Ho trovato un numero di assistenza Fastweb all'interno del sito web e ho provato a chiamare. Da premettere che io non ho telefono di casa, quindi la chiamata era a carico mio da telefono cellulare. Chiamo
e chiedo spiegazioni. Ho beccato un assistente tecnico straniero che credo non mi abbia capito, perché adesso vi racconterò com'è finita e non credo che abbia ben inteso ciò che era la mia problematica. Almeno spero. Niente, comincio a parlare con questo tizio, a un certo punto gli dico: guardi, il credito mi sta per finire, se gentilmente mi può telefonare. E lui mi chiama. E cominciamo a parlare. Salve, ho questo problema. Sì, lo vedo qui dai rapporti che i miei colleghi le hanno fatto effettuare, ok, bla bla bla, eccetera eccetera. Mi dice di rifare un ulteriore speed test. E signori miei, quella sarà la svolta, più svolta che un assistente tecnico mi abbia mai fatto fare nella mia vita. Praticamente mandiamo lo speed test e lo speed test segna ovviamente 14 megabit per secondo. In piena regola di legge, ovviamente, siamo sopra gli 8 megabit per secondo. E mi dice: guardi, al momento segna la giusta cifra che dovrebbe segnare la sua velocità di connessione. Quindi io purtroppo non posso far nulla per lei. Che cosa? Sì, guardi, purtroppo non posso far nulla per lei. Io le sto dicendo che ho sbalzi di connessione, ovvero i dati vanno a... cazzo! Una volta scendono, una volta salgono, una volta di qua, una volta di là. Guardi, ma se io vedo questo non posso fare nulla. Io, mi scusi, ma i suoi colleghi che mi hanno fatto fare quei test benedetti la scorsa settimana non sono rimasti in memoria da voi per poter vedere che avevo questi sbalzi effettivamente? No, guardi, memoria non abbiamo niente. E lì, praticamente, mentre parlavo al telefono con lui, mi è venuto in mente un flashback momentaneo su ciò che era successo la settimana prima. Noi registriamo tutto, noi abbiamo i dati salvati dei suoi speed test. Così mi rimbombava nella testa. Ma non era vero. E allora gli ho chiesto di dirmi cosa dovevo fare. E lui mi ha detto: guarda, non c'è nulla da fare, io vedo che funziona, non abbiamo in memoria nulla, eccetera. E io gli ho detto: guardi, mi scusi, ancora una volta, io le ripeto che purtroppo il suo collega aveva già effettuato questo test e aveva appurato che c'era un effettivo problema. Anche nella pagina Facebook mi avete chiesto di inviare gli screen e vi ho anche detto che siete da denuncia, ma forse non ve ne siete accorti, vero? E lui mi ha detto: guardi, io non posso fare nulla, gli faccio: allora ok, va bene, facciamo una cosa, lunedì vado a fare la disdetta perché siete così poco professionali che non avete neanche salvato quello che mi avete detto a me di salvare. E lui sapete cosa ha risposto? Ok, buonasera. Immaginate la mia faccia in quel momento. Come cazzo fai a tenerti un cazzo di cliente se solo mi dici ok, buonasera, senza risolvermi il problema? Ma cazzo, allora non te ne fotte un cazzo di tuoi clienti? Ma io non sono contento. Allora, parto dal presupposto che io sto facendo questa denuncia video come quella che ho fatto tempo fa per l'Euronics ed è finita bene perché l'Euronics si è scusato con me per il comportamento del direttore che mi ha gentilmente buttato fuori senza un valido motivo. Il video lo trovate qui sotto in descrizione. Lo faccio esclusivamente perché ne vale del mio lavoro. Caricare video, scrivere articoli, guadagnare, io campo con questo. Se non posso utilizzare internet, non posso lavorare né guadagnare. E io, fidatevi, non rifiuto di mangiare un boccone solo perché due cazzo di assistenti non mi vogliono dare supporto. E allora qual è la mia soluzione? Per quanto riguarda la storia dell'Euronics, per fortuna il sistema ha funzionato. Avete condiviso moltissimo il mio video, avete messo tanti mi piace ed il video è arrivato ai piani alti dell'Euronics Italia. Adesso vi chiedo di fare lo stesso, gentilmente. Io lavoro. Come ovviamente potrete capire, se foste ovviamente nella mia stessa posizione, avere una connessione internet decente e non al di sotto della velocità che per legge dovrei avere, vi invito a condividere il video cortesemente, a mettere un mi piace e a lasciarmi un commento con eventuali soluzioni. Ho anche optato per la disdetta. Il problema è che rimarrei settimane senza linea internet e a quanto pare mi dovrei accontentare di uno 0,57 megabit per secondo. Ma per rendere la cosa ancora più veritiera, ho fatto degli speed test con il mio Mac, con il mio iPhone e con il mio iPad, che vi posterò alla fine di questo video. Per il resto vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento, speriamo non più con Mirko incazzato. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace e commentare. Al prossimo video, ciao!